Benvenute in un nuovo video di Amazing Marti Makeup. Volevo rendervi partecipi perché anch'io ho acquistato la palette di MAC Cosmetics, la Duochrome. Era da tanto che la volevo e avevo fatto anche un video in mancanza di questa palette. Vi metterò la nuvoletta da qualche parte o lì o lì. Le informazioni nell'info box e niente, volevo rendervi partecipi perché questo mio ultimo ordine neve è spettacolare e volevo farvi vedere la palette com'è. Hanno già fatto 300 milioni di video, però uno più uno meno non fa male e questi sono i colori. Sicuramente farò degli zoom, quindi vedrete tutte le cose molto meglio. E questi sono i colori che sono spettacolari, devo dire che è una palette che merita tanto. E soprattutto per chi già si trucca, o io la consiglio anche tanto per chi ha poco tempo. Poco tempo perché sono tutti ombretti, innanzitutto vi deve piacere il satinato, lo shimmer, il cangiante. Perché non è che brilli, non sono ombretti glitterati, però sono appunto duochrome e quindi hanno un colore predominante di base e poi dei riflessi che cambiano. La palette è composta da 10 colori, in ordine, partendo da destra verso sinistra: pioggia acida, utopia, fenice, non so se si vede. Chimera, Twilight, Mela stregata, Abracadabra, Polline, Veleno e Mezz'estate. Allora, d'impatto quello che mi ha stupito di più è sicuramente Fenice perché è un rame incredibile, sul serio, veramente incredibile. Scusate, sposto le mollette. Ma anche Utopia non se la cava affatto male, essendo un blu. Mela stregata e Veleno se la contendono per essere dei dupe di Club di MAC, ma anche Camaleonte è molto un dupe di Club di MAC, chiamatelo come volete. Però diciamo che la praticità di Veleno rispetto a Camaleonte è che questo è già in polvere pressata, è un ombretto pressato, quindi non dovete stare là ogni volta a aprire e chiudi sta scatola e tutto. La palette costa sui 33,80 euro, quindi andate a pagare praticamente un ombretto sui 3,18 euro e considerando che i brand non hanno colori così particolari e solamente un colore costa come tutta la palette, basta guardare se andate a comprare un ombretto di Armani o un ombretto di Chanel. Ovviamente si paga la fama del marchio e tutto quello che concerne il marchio, però devo dire che sono un colore uno più bello dell'altro. Mi incuriosiva moltissimo anche Twilight che tantissimi snobbano. Perché nella descrizione del sito è scritto proprio che è un marrone, un grigio con un marrone dentro, con praticamente queste stonature bronzo che usato come base sotto gli altri colori ne cambia completamente le colorazioni e crea dei mix. Allora, io voglio farvi vedere semplicemente un esempio piccolissimo. Io prendo il primo colore che è pioggia acida e cercherò di mettervelo qui. E poi vi prendo sempre pioggia acida e sopra ci sparo Twilight. Perché di tutte le recensioni che ho visto, nessuna si è mai inventata di fare questa cosa qua. Cioè, sul sito dicono che c'è un ombretto che fa cambiare il colore ancora a tutti gli altri e nessuno ha mai fatto non ha mai fatto la prova. Quindi fondamentalmente lo scurisce. Ok, io spero si veda. Praticamente va a rendere molto più dark e scurire
tutti gli altri ombretti della palette. Quindi è molto bello. Allora, come texture degli ombretti sono molto cremosi, sono pressatissimi. No, degli swatch che ho fatto non mi sembrano neanche tanto farinosi. Ovviamente dopo io consiglio per applicazione degli ombretti minerali. Allora, vediamo se ce l'ho qua. Fantastico. Ho un applicatore così, che è praticamente quello per l'applicatore. Adesso prendo una palette per farvelo vedere meglio. L'applicatore semplicissimo, questo qua, per i glitter, con il gommino in silicone, perché praticamente il silicone va a catturare benissimo le polveri libere. E se no, io proprio vi consiglio le dita. Cioè, il miglior pennello per prendere polveri minerali sono le dita, perché a contatto con la texture del dito, della pelle, va a creare questo, tra virgolette, strato che riesce nell'applicazione meglio. Comunque, ve la consiglio veramente la palette di Neve Cosmetics, la Duo Chrome, è fantastica e non vedo l'ora di fare tanti trucchi con questa. È veramente bellissimo. Anche questo blu qua, che è molto sparaflescioso. Di solito a me un tipo di blu così non piace tantissimo, però se so che posso giocarmelo con Twilight, lo rendo portabile quella volta che voglio fare un po' di blu. Bene, questo è quanto. Io vi mando un saluto e al prossimo video. Bacioni. Ciao.